suolo, insomma. E poi vedrò il modo per avvicinarmi un po' di più al territorio, ad esempio, più specifici, osserverò un'ipotesi di periodizzazione del secolo per avvicinarmi di più ai luoghi che hanno maggiormente vissuto delle trasformazioni nei vari momenti del Novecento. In questa esposizione poi io farò riferimento appunto agli strumenti che noi abbiamo, alla documentazione che noi abbiamo, agli strumenti di ricerca che noi abbiamo, che ci dimostrano, che ci fanno capire questi aspetti. E naturalmente quando parliamo di Novecento parliamo della grande disponibilità di dati censuali, prima di tutto, censimenti che tra l'altro quest'anno, diciamo che da quello che ho sentito sui giornali, eccetera, è proprio che assistiamo a un momento di cambiamento di queste trasformazioni, in quanto forse finiscono i censimenti decennali che avevano questa fotografia generale del paesaggio, del territorio, della società. E adesso ci saranno solo delle indagini campionarie su alcuni aspetti ogni anno. Quindi, diciamo, il patrimonio dei censimenti senz'altro è un patrimonio enorme, diciamo così, di documentazione per studiare le trasformazioni del Novecento. Poi un altro insieme di dati, di elementi fondamentali secondo me, che proprio fra 8 e 900 è stato prodotto, è tutto questo materiale iconografico. E la fotografia, naturalmente. La fotografia nasce nel 1839, ma di fatto poi alla fine del secolo ha delle grandi trasformazioni, nel senso che diventa un'industria praticamente con le macchine fotografiche che diventano portabili in qualche modo, e poi con l'industria dello sviluppo, quindi della riproduzione su grande scala delle immagini, noi abbiamo soprattutto ai fini del territorio, secondo me, della documentazione del territorio, abbiamo le cartoline illustrate, che io ho usato in alcuni miei lavori, e veramente mi ha colpito proprio questa capillarità di questi strumenti, delle cartoline illustrate, che mostrano anche i paesi più remoti, questa capillarità sul territorio delle città, naturalmente soprattutto le città, ma anche i paesaggi, i luoghi, alcuni luoghi che in quel momento della storia erano significativi, come addirittura ricordo uno, che il pilastro dell'antico confine tra la Toscana e l'Emilia dell'inizio del secolo. Ecco, le cartoline secondo me sono significative soprattutto e rappresentano forse gli unici strumenti iconografici tra la fine dell'Ottocento, 1880 e la prima guerra mondiale. Dopo negli anni fra le due guerre altri strumenti di documentazione sono diffusi, ma comunque in questo periodo rappresentano un grande patrimonio e che sono conservati in biblioteche, in archivi, eccetera. Allora, andiamo a vedere questo. La dimensione regionale. Cosa significa? La regione di Romagna tradizionalmente viene designata in modo molto semplice, nel senso appunto in questa forma quasi triangolare, che addirittura è stata ripresa anche nello schema dell'Emilia Romagna, della regione Emilia Romagna, molto schematico, insomma. Ma perché in qualche modo sono molto evidenti i confini, geografici che sono determinati da degli elementi fisici, come sono l'Appennino tosco-emiliano, da sud-est a nord-ovest, il fiume Po a nord, la costa a est. E questi confini più o meno, diciamo così, sono stati poi dalla storia superati, nel senso che sappiamo appunto che abbiamo l'Oltrepò mantovano, dai Gonzaga, insomma, che è appunto questa parte del oltre il Po verso l'Emilia Romagna, oppure la Romagna Toscana, che fino, diciamo, dal periodo appunto alla fine del 400 ha visto l'espansione di Firenze verso la Romagna con la costruzione addirittura di Castrocarlo della fortezza, di Castrocarlo Terra del Sole, della città ideale di Terra del Sole, e che, diciamo così, entrerà a far parte della regione, in senso come vedremo, cioè della provincia di Forlì, nel 1923. Ecco, l'ultima modificazione dei confini risale al 2009, quando attraverso un referendum, come forse molti di voi ricorderete, c'è stata l'annessione della
questa semplicità però si accompagna a una grande articolazione ambientale, una grande ricchezza ambientale dell'Emilia Romagna, che vede naturalmente, come dicevo, i grandi le montagne più elevate che arrivano con i 2000 e passa metri del Monte Cimone, del Monte Cusma, piuttosto i 1000 metri quasi, insomma, 1945 del Corno alle Scale, 1600 Monte Falteone e Fumaiolo, come abbiamo conosciamo insomma dalla storia, e poi però c'è tutta questa alta montagna, la collina e la pianura, e la pianura alta e bassa, e fino alla costa bassa che caratterizza tutta la, diciamo così, la faccia costiera della regione. E questo tipo di le colline sono costituite di materiali, molto di queste colline sono costituite di materiali friabili che si scompongono, come le famose argille scagliose, che sono soprattutto qui a Bologna, che sono state molto importanti e così difficili per l'escavazione dei trafori delle ferrovie e le autostrade della regione. O piuttosto, un'altra caratteristica, come la mina del gesso, che sono in Romagna e anche in mina del gesso in Bologna, che hanno un ambiente, che costituisce un ambiente particolare per le forme di carsismo che si trovano all'interno, quindi questa vegetazione che sono molto diverse rispetto all'ambiente circostante, eccetera. Ma dicevo, tutte queste, questa diciamo così, scomposizione delle colline ha permesso, delle montagne, ha permesso un grande trasporto alluvionale da parte dei fiumi, e quindi la pianura naturalmente è stata costruita anche per questo apporto, e il suo assetto è cambiato anche in periodi abbastanza recenti. Basta pensare a quello che è successo con questi fiumi appenninici che appunto portano molti detriti, e qua con anche le trasformazioni indotte dalla migrazione verso nord della maggior parte delle acque del fiume Po, con la famosa rotta di Ficarolo nel XII secolo, che poi ha portato tanti problemi per l'assetto di tutti i fiumi della regione, in particolare del Reno, che andava, diciamo così, nel Po, e che invece nel corso, diciamo così, vedremo meglio in seguito, nel corso della fine del Settecento è stato immesso in un ramo, ecco, dopo un corso artificiale, il famoso cavo benedettino, in un ramo del Po di Primaro che scendeva da Ferrara. E questa dimensione, diciamo così, della trasformazione continua del territorio della pianura per effetto del deposito alluvionale dei fiumi, eccetera, è stato un aspetto importante che ha caratterizzato la lotta continua delle popolazioni dell'Emilia Romagna, come in genere delle popolazioni padane, nei confronti delle acque e quindi della politica, come vedremo per alcuni cenni per quanto riguarda il Novecento. Ma a proposito di regione, la caratteristica principale della regione, che gli dà il nome, insomma, l'aspetto che contribuisce, che ha dato il nome alla regione, è proprio la strutturazione del territorio che la regione ha avuto in epoca romana, la romanizzazione con la struttura della strada romana, Emilia, che appunto ha dato da Marco Emilio Lepido del 1187 a.C., che poi ha dato il nome alla prima partizione di tipo censuare e amministrativo romano del primo secolo, la ottava Reggio Emilia, appunto. Ecco, la romanizzazione è stata una, soprattutto questa importanza della individuazione di questa via per le montagne, che si trova più o meno fra i 50 e 100 metri di altezza, e poi anche naturalmente la centuriazione che è stata operata per l'assetto del territorio, diciamo, della pianura a monte e a valle, soprattutto a monte, soprattutto da Bologna verso nord, e quindi negli altri posti, soprattutto a valle della Emilia, che anche questa ha strutturato il territorio, tanto che ancora adesso noi abbiamo dei resti di questa struttura, nonostante le trasformazioni, l'uso del suolo, eccetera, eccetera. E anche questa diffusione di un grande popolamento sparso, popolamento sparso e borghi, eccetera, eccetera, che forse risalgono anche un po' al periodo romano. Poi si sono modificati nel corso del tempo, ma questo assetto
l'aspetto territoriale, della valorizzazione della massa della pianura, del Pedemonte che è costituito dalla Via Emilia, con la costruzione di città, 14 città che sono state costruite o diciamo valorizzate lungo la Via Emilia, che sono rimaste tutte, tranne una, la famosa città di Paterna, che si trova tra Bologna e Imola e che, giusto per indicare la grande persistenza territoriale di questo assetto, oggi Claterna è stata sostituita nel corso dell'ultima fase del Novecento, negli anni 50-60, dal paese di Ozzano, che si è costituito lungo la Emilia proprio in questo paese. Ecco, però, diciamo, quando parliamo di regione e quindi introduciamo il tema della geografia amministrativa, come ci ha ricordato Lucio Gandhi già a suo tempo negli anni 60, in questi suoi studi pionieristici su il famoso libro L'equivoco tra compartimenti statistici e regioni costituzionali, ha messo in evidenza come dopo l'unità l'assetto che è stato dopo il primo momento in cui c'era un progetto di regionalizzazione della struttura dello Stato, poi la struttura amministrativa è stata fondata sulle province come ambito di divisione, diciamo così, sulla base del prefetto, di localizzazione del prefetto, ma anche come area di influenza delle città che derivava un po' quest'ambito dall'epoca comunale, insomma. E qui noi vediamo che le province sono strutturate in senso che comprendono tutti gli ambienti di cui abbiamo detto, cioè facendo per fulcro sulla città lungo la Via Emilia, comprendono ambienti montani e della pianura, ad eccezione, diciamo così, delle due città che sono fuori dalla Via Emilia, capoluoghi, che sono Ferrara, che appunto è nata in epoca medievale, lungo l'incrocio di brani importanti del Po, e poi Ravenna, che è stata una città romana, ma che, diciamo così, ha una localizzazione un po' esterna, diciamo, agli assi fondamentali della Via Emilia. Poi qui abbiamo la provincia di Rimini, che invece è stata istituita negli anni 90, eccetera. Ora adesso queste province forse spariranno, però accanto, ecco, quello che ci diceva, che è un altro aspetto fondamentale che vorrei richiamare della rivoluzione di Lucio Gandhi, la differenza tra regionalismo e regionalizzazione. Cosa significa? Cioè, regionalismo si intende qual è, diciamo, gli elementi che costituiscono un territorio, gli elementi che fanno sì che un territorio abbia degli elementi omogenei, oppure anche complementari, e quindi una realtà di fatto. Il regionalismo, possiamo dire, costituisce una realtà di fatto. La regionalizzazione invece è un'operazione politica, amministrativa, di divisione e di spartizione. È chiaro che a volte possono coincidere, anzi speriamo che coincidano, però sono due processi diversi. E quindi noi possiamo parlare di regione Emilia-Romagna in termini di regionalismo prima del 1970, perché diciamo, accanto alla definizione province, negli anni fino al 1970, le regioni erano solo dei compartimenti statistici, come appunto diceva questo articolo gigante che citavo. Però dicevo, la Via Emilia è stata proprio nel Novecento, dopo le varie vicissitudini che poi sappiamo, le regioni hanno varie ripartizioni nel corso della storia, eccetera, ma nel Novecento, fra l'Ottocento, diciamo, fra la fine dell'Ottocento e nel Novecento, l'asse della Via Emilia è stata valorizzata prima di tutto con le strutture della viabilità, prima di tutto le ferrovie, che possiamo giusto indicare tra la fine dell'Ottocento e il 2009, addirittura quando qua abbiamo l'alta velocità ferroviaria che ripercorre le vie, diciamo, della pianura, e una nuova asse di attraversamento dell'Appennino lungo la Valle della Sieve, eccetera, insieme, che è il terzo attraversamento appenninico dopo la Corettana e la direttissima che è stata costruita nel 1934. Interessante a proposito di geografia e di storia della geografia, diciamo così, che questi tre tracciati erano tutti presenti e rispettivamente quando sono stati poi realizzati, nel senso che quando si è realizzato la Corettana c'era anche presente questo tracciato della direttissima, quando si è stata
realizzata nel 26, era già anche presente l'alto tracciato della Giusta. Questo giusto per dire come è interessante non solo le trasformazioni effettivamente realizzate, ma anche la progettualità delle trasformazioni che poi sono state realizzate. Ecco, naturalmente poi alla metà del Novecento ci sono le autostrade che non a caso hanno ripercorso le stesse, gli stessi spazi più a valle, diciamo così, rispetto alla pianura, anzi poi possiamo dire che sia le ferrovie che le autostrade hanno prolungato questo effetto della pianura lungo la dorsale adriatica, perché naturalmente sia l'autostrada che la ferrovia che l'autostrada arrivano poi, percorrono la costiera, la costa fino a Taranto, piuttosto che tutto il Taranto. E quindi naturalmente questa aspetto della valorizzazione della via Emilia è ancora più vero nel corso del Novecento, ma non ci dobbiamo dimenticare, però questo per indicare un discorso storico, come nel corso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento anche le province hanno avuto un ruolo nell'assetto del territorio. Questa è la massima estensione delle ferrovie locali, delle tranvie in Emilia Romagna, e qui vediamo una, diciamo così, l'aspetto della Emilia Romagna policentrica, possiamo dire, perché queste ferrovie locali dipendevano dalle province, e quindi qui abbiamo Piacenza, che tutte queste vie facevano capo al capoluogo di provincia, Piacenza e Parma, vedete la ricchezza di queste vie che andavano sia nella direzione della collina che soprattutto della pianura, e anche di interconnessioni, come per esempio questa Ferrara Parma attraverso Guastalla, piuttosto che appunto Bologna, Vignola, Modena, oppure appunto Bologna, Imola, poi con le derivazioni per Massa Lombarda e Fontanelice, Riolo, Castel Bolognese, Forlì Mezzo, eccetera. Questo giusto per avere l'idea delle relazioni territoriali che si sono affermate nel corso del Novecento e che ci danno idea anche di questo aspetto della la via Emilia, le città lungo la via Emilia, l'importanza delle province che costituiscono la base della cosiddetta metropoli policentrica, che è stata un termine stato detto, oppure il policentrismo urbano, un altro termine che possiamo usare per indicare le realtà urbane dell'Emilia Romagna. E poi naturalmente la modalità attuale, vediamo il sistema della via Emilia e le interrelazioni lungo appunto verso il Veneto piuttosto che l'attraversamento Parma-La Spezia e verso Verona-Brennero, oltre che appunto verso Milano. Allora, quali sono alcuni indicatori che possono essere utili per individuare le trasformazioni del Novecento? Senz'altro la popolazione, vediamo che la popolazione dell'Emilia Romagna aumenta da 2.500.000 del 1901 a 4.300.000, quindi più di 2 milioni di persone che sono. E questo aumento di popolazione è avvenuto soprattutto fino agli anni 90, diciamo così, soprattutto per un andamento demografico dei tassi naturali. E infatti abbiamo per esempio il picco, l'andamento naturale, il picco di natalità l'abbiamo nel 64, dopo che gli effetti della transizione demografica, l'ultima fase della transizione demografica, si è vista con la riduzione della natalità e l'aumento delle migrazioni, soprattutto internazionali, che appunto hanno interessato il paese, l'Emilia Romagna. E ecco, questo vediamo, il numero di figli per donna, vediamo gli effetti anche di queste migrazioni recenti. Il numero di figli per donna è passato da circa 5 figli per donna all'inizio del Novecento fino a 1,48, risaliti a 1,48 negli ultimi, nel nuovo secolo diciamo, che è questo 1,48 è la media, cioè il tasso di fecondità delle donne italiane 1,3 e quelle straniere 2,6. E naturalmente gli effetti sulla piramide demografica che si trasforma da una piramide a un cilindro con la base più ridotta. Ecco, gli immigrati, visto che siamo in tema di migrazione, possiamo dire che oggi, nel 2012, la percentuale di immigrati sulla popolazione dell'Emilia Romagna era pari al 12,2%, il dato più elevato in rapporto appunto alla popolazione delle regioni italiane, con un numero totale di 577 residenti.
residenti. E naturalmente vedete dove si trovano la maggiore concentrazione, nelle aree sia della Lombardia Emilia, ma anche nelle aree della pianura in questo triangolo, soprattutto tra Bologna e Modena, e le aree interessanti, Sassuolo verso la collina, ma anche poi Carpi, eccetera, eccetera, tutte queste realtà della pianura che hanno una industrializzazione ancora molto forte, che ha una manodopera straniera. Altri indicatori demografici, l'aspettativa di vita da meno di 50 anni nel Novecento a 84 anni le donne, 79 gli uomini, queste sono le previsioni, speriamo che questo succeda. Così come appunto l'importante della riduzione delle morti nel primo anno di vita che ha determinato molta parte di questo fenomeno. Ecco, le cause di morte, in questo potremmo legare questo aspetto, io parlerò poco dell'alimentazione perché ho molte cose da dire, ma l'importante è vedere qua che la pellagra, che è una delle malattie legate proprio alle carenze alimentari e alla povertà, ha avuto dei grandi picchi negli anni, alla fine dell'Ottocento e poi anche nel 50-52, con un basso, un valore del 22,52% delle morti, del totale delle morti. E quindi il valore più alto, cioè la malattia più elevata che ha colpito. E naturalmente invece oggi abbiamo tumori maligni che costituiscono quasi il 28% della popolazione. E poi l'altro aspetto importante, la gravidanza e le complicanze della gravidanza, che hanno fatto sì che ci sia appunto questo aumento della vita soprattutto delle donne, perché la morte per gravidanza era una delle morti più, e ancora in molte parti del mondo, una delle morti più, diciamo, le cause di morte più importanti per le donne. Poi, naturalmente, le grandi trasformazioni hanno riguardato l'economia. E questi dati noi li possiamo vedere in modo sintetico dagli occupati, dal censimento, dagli occupati per settore di attività. Io mi sono riferita anche all'861 perché in fondo io vedo una certa continuità tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, come vedremo, come dirò poi. E qui vediamo per esempio che l'agricoltura passa dal 67% degli occupati al 51% nel 91 e al 6% nel 2011. Quindi la trasformazione profonda che nel primo Novecento, diciamo così, e anche nel secondo, fino agli anni 50, inoltrati, 60, 61, già sappiamo che nell'arco di 10 anni cala del 20% la popolazione dell'agricoltura legata al grande boom economico. Contemporaneamente l'industria nel 1961, nel 55 un po' che nasce, che in Emilia Romagna si vede l'effetto del boom demografico, l'industria che aumenta fino al 37%, anche se, e questa è un'altra caratteristica, l'industrializzazione è presente e si mantiene in Emilia Romagna. Emilia Romagna oggi è una delle regioni ancora d'Italia più industrializzate. Però l'altro fenomeno fondamentale è l'aumento progressivo del terziario, soprattutto dalla fine degli anni 70 in poi, che costituisce la maggior parte, il 56,4% degli occupati. Così come il valore aggiunto per settore di attività, questi fatti sono ancora più evidenti con appunto il terziario che diventa il settore principale, con il 67% del prodotto, del contributo al prodotto. E poi vabbè, il pro capite del tra il 60 e il 2009 a prezzi di mercato, e vediamo il rapporto col PIL, l'aumento del PIL e il pro capite, che va a vedere una certa non completa ridistribuzione del reddito. Allora, queste cose possiamo vederle in una, diciamo così, negli ambiti più vicini, cioè più da vicino nei vari ambiti, potremmo vedere una periodizzazione. Una periodizzazione che va dalla fine dell'Ottocento all'inizio degli anni 50, il 54 è un po' la data che viene utilizzata dagli storici economici per il boom economico. Gli anni 50-70, che sarebbe proprio il trentennio glorioso dello sviluppo, e dal 1980 ad oggi. Allora, in queste tre fasi, cosa potremmo dire? Nel primo Novecento è soprattutto la pianura che è interessata.
con un aumento della pianura e l'agricoltura, con un aumento delle superfici realizzate attraverso le bonifiche, il popolamento montano raggiunge il massimo, ma iniziano migrazioni verso la pianura. Addirittura in montagna ci sono circa, nel quarantennio precedente al 1914, circa 700.000 persone emigrano dall'Emilia-Romagna, soprattutto dalla montagna, montagna piacentina e parmense. E nel, ovviamente, il boom economico, l'industrializzazione, la fuga dalle campagne, l'aumento della popolazione urbana, la meccanizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo della costa, soprattutto la valorizzazione del turismo costiero, in particolare Rimini e la costa sud, che viene chiamata da gioiosa, perché negli anni 60 effettivamente era quella che aveva avuto uno sviluppo, mentre quella silente, tra virgolette, potremmo dirlo, quella, diciamo, che si trova più a nord, che ha vissuto in modo progressivo, successivo, diciamo così, questo sviluppo turistico, cioè di Rimini e Varese e di Ravennate. E invece dal 1980 ad oggi c'è appunto una marcata terziarizzazione della società regionale, che però non perde, come dicevo, queste sue specializzazioni manifatturiere, anche per il tipo di modello industriale, che è il modello emiliano, cioè fondato su piccole imprese che hanno una grande capacità di trasformazione e che sono profondamente legate a una cultura del territorio. E questo è un modello industriale, ma è anche un modello turistico, perché parliamo anche di distretti industriali, ma anche di distretti turistici, per indicare il modello. Per quanto riguarda il distretto turistico romagnolo in particolare, possiamo mettere in evidenza questo legame stretto con la realtà regionale. Questo potremmo dire chi nutre il turismo, faccio questa citazione nutrizionale, chi nutre i turisti? Chiaramente l'agricoltura. Rimini è una città che passa dall'agricoltura al turismo praticamente. E l'agricoltura è una componente importante delle piccole pensioni, alberghetti che si trovano nella struttura. Negli edifici si sa un po' diverso, qui ci sono soprattutto case diciamo, in affitto e quindi seconde case, eccetera. E poi un altro aspetto che farò vedere, spero, che nella pianura, soprattutto negli ultimi tempi, si è assistito a un'accentuazione dell'artificializzazione del suolo, la copertura del suolo, il consumo di suolo, che è un termine che viene utilizzato per questo, che ha portato all'aumento anche l'aumento delle infrastrutture. E una ridistribuzione della popolazione che prima era soprattutto andata nelle città più importanti verso le aree esterne della città, la popolazione di Bologna ad esempio. Ecco, qui possiamo vedere quello che dicevo, le zone altimetriche, la montagna perde, aumenta soprattutto la pianura e anche la collina che segue. La montagna interna tra il 1911 perde quasi la metà, oltre la metà della popolazione, e diciamo si stabilizza solo nel nuovo secolo. L'urbanizzazione, questa è un'immagine che poi si può far vedere questo aspetto che dicevamo, l'aumento dei capoluoghi, soprattutto tra il 51 e il 91, e invece poi insomma, l'aumento della stabilizzazione diciamo, di questa popolazione. Dicevo, nella pianura, nel primo Novecento, soprattutto la bonifica, io salto lavori di bonifica, per esempio, ecco, che sono rappresentati anche in vari strumenti, come appunto qua in questo caso il tiro della trolla, che è l'esburgo del canale Murano attraverso, oppure ecco un esempio di questa trasformazione della bonifica, la provincia di Ferrara. La bonifica ha una grande trasformazione dal 1882, che è la legge, famosa legge Baccarini, ma queste bonifiche avverranno soprattutto nel Novecento. La provincia di Ferrara inizia nel 1872, ma e si interrompe nel 1970. Nell'arco di un secolo circa il 40% della regione interessata, della provincia di Ferrara, circa 100.000 ettari sui 250.000 di tutta la provincia. E addirittura ha usato anche le aree salse del delta, piuttosto vicino alla riva, e diciamo che da questo punto di vista della cultura della bonifica,
politica, la Convenzione di Ramsar del 1971 è stata una pietra miliare di cambiamento culturale, perché ha messo in evidenza che le aree umide non erano solo zone malariche o zone negative per sostenere i sottratti all'agricoltura, ma erano luoghi di grande biodiversità e quindi di diversità biologica fra vari ambienti del mare, della terra, eccetera. Le strutture, gli impianti di sollevamento, io non mi soffermo perché non abbiamo tempo, ma la bonifica renana, tra il 1914 e il 1925 viene sistemata la pianura bolognese con l'idrovora a Saialino, l'idrovora a questa parte, e oggi quest'area della Valle Santa e Campotto è un'area, questo dimostra le trasformazioni, è un'area del Parco del Delta del Po, in cui c'è un ecomuseo, il Museo della Bonifica, in questa struttura dove ci sono, diciamo, in quest'area qui dove c'è l'idrovora, eccetera, gestita dalla Bonifica Renana, e poi l'oasi naturalistica e quindi quest'area umida che è importante, diventata importante da un punto di vista della tutela. I bonifici, questo è la trasformazione dell'agricoltura, la canapa, che direi anche negli anni 50, un'altra, ecco, le campagne fotografiche di Enrico Pasquale, 1954, lo zucchero e anche il riso nelle aree umide, la cultura del riso, Molinella, ma anche la cultura della barba pietra dello zucchero con il zucchero di crisi, comincia nel 1900, basta, all'inizio del 1900, e già dall'inizio gli zuccherifici sono producono più del consumo, tra l'altro. Questa è sempre del Pasquale del 54, la piantata, ecco, questa piantata che caratterizza la pianura dell'Emilia Romagna, la vediamo anche in queste foto alinari di prima del 1900, questa di San Marino e Porretta. Qui c'è una sull'uso del suolo della provincia di Bologna, i seminativi arborati, ecco la piantata, qui la vediamo, i seminativi arborati, e invece qui vediamo nel 2009 i seminativi arborati non ci sono più e invece c'è il seminativo con un altro elemento, frutteti di vigneti, che è un altro aspetto fondamentale. Ecco, a questo proposito la frutta è anche un elemento importante nella modifica dei sistemi alimentari, perché naturalmente all'inizio del secolo la frutta diventa, e la Romagna in particolare, anche per questo collegamento con il turismo, diventa una grande esportatrice di frutta. Allora, qui ho visto che nella Massa Lombarda, che è una città della frutta, anche delle trasformazioni che ci sono state, i primi succhi di frutta, insomma, e c'è il progetto, nel 2012, un progetto per il recupero di una varietà di pesca, questa pesca da buco incavato, che è stata sostituita negli anni 20 da un tipo di pesca americana che era più trasportabile. E adesso con questo progetto si vuole, utilizzando anche la memoria degli abitanti, ripristinare alcune di queste, diciamo, queste specie all'interno. Il 27 vede l'esposizione nazionale della frutticoltura, un manifesto. La popolazione delle città, dicevamo, vedete, questa la città di Bologna che aumenta al massimo nel 75 con quasi 500.000 abitanti e poi si riduce, ma è un po' questo andamento, ce l'hanno un po' tutte le città con una stabilizzazione negli ultimi anni. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è, anzi due cose volevo dire ultimamente, il consumo di suolo, l'aspetto del consumo di suolo, che aumenta enormemente. I territori artificializzati aumentano dal 2% al 9,3% del territorio nazionale, del territorio regionale, e soprattutto questa dal 76 in poi, quindi non sono legati soltanto all'aumento della popolazione, ma sono legati anche all'uso del suolo, alla dispersione dell'uso del suolo, a quello che viene chiamato sprawl, alla dispersione dell'insediamento e alla costruzione. E però un altro aspetto interessante è che dopo, dal 76 in poi, aumentano anche le aree di semi naturali, che sono, diciamo, un aspetto negativo molto ampio, un aspetto positivo anche se un po' piccolo. Naturalmente con l'abbandono della montagna aumenta le zone boscate e semi naturali, così come le zone umide, perché si finisce di bonificare e in qualche modo si stabilisce una protezione di questi ambienti.
E questo si può vedere anche in un altro, ci sono dei tentativi di stabilire l'esatta dimensione di queste attraverso un'altra fonte, l'esame cartografico, la cartografia regionale, la carta dell'uso del suolo, che noi in Emilia Romagna ci sono varie cartografie, 1976, 2003, 2008, l'esame cartografico può dare la dimensione di come si trasforma questo l'uso del suolo nei vari elementi. Allora qui vediamo le aree urbanizzate che aumenta, diciamo, per esempio nel primo momento, nel primo 850-54, aumentano le aree agricole e si riducono le aree seminaturali, mentre invece nel 54-76 si riducono le aree agricole, così come si riducono le aree agricole nel periodo, invece aumentano le aree urbanizzate. Quindi, diciamo così, nella pianura si riducono i seminativi e le aree urbane, invece aumentano le aree urbane e anche le arboreti specializzati, con queste specializzazioni di cui dicevamo, nella collina si riducono le praterie soprattutto e i seminativi, aumentano invece i boschi e i frutteti specializzati, nella montagna si riducono le praterie e i seminativi e aumentano i boschi. Vabbè, qui adesso salto, qui la costa, ecco l'altro aspetto positivo che volevo mettere in evidenza è che accanto a questo aumento di aree naturalistiche corrisponde anche a una politica di tutela dell'ambiente. Tutela dell'ambiente che va, questo è l'equilibrio, diciamo, l'assetto delle aree protette di equilibrio naturalistico della regione che raggiunge oggi il 16% del territorio nazionale, che è fatto da parchi nazionali, due parchi nazionali sull'Appennino, parco dell'Alto Appennino, come vediamo, e parco delle foreste casentinesi, anche con una parte della Toscana, e poi tante aree, e questa le aree delle riserve naturali sono anche implementate da questa politica europea di cui non ci dobbiamo dimenticare, che è la famosa Rete Natura 2000. Rete Natura 2000, che è una direttiva che è nata nel 1992, dall'epoca di Rio de Janeiro, che ha stabilito che bisogna proteggere non solo le specie estinzioni come gli uccelli piuttosto che le specie delle altre, ma anche gli habitat in cui questi abitano. E quindi l'habitat significa che sono territori, che anche territori seminaturali, come appunto i residui delle aree di bonifica di cui dicevamo, la cassa di espansione di Mar Morta di cui parlavamo, ci sono anche altri luoghi, ecco, come appunto il Valico Macchio, che fanno parte del parco regionale del delta storico del popolo, per dire. Ecco, quindi questa Rete Natura 2000 che ha esteso, praticamente ha raddoppiato la dimensione delle aree protette e anche ha introdotto delle aree seminaturali o di rinaturalizzazione, come per esempio, io qui avevo messo, questa è l'area di Mar Morta che dicevo attraverso Google Earth, questa per esempio è la cassa di espansione di Rubiera a Modena, quindi anche questa che è nata per fini di mantenere le alluvioni, di fatto diventa un'area di rinaturalizzazione. Oppure qui ci sono addirittura la pianura, biotope,